Bentornati, oggi piove ed è grigio il cielo, come grigio tutto quello che circonda un po' questo nostro paese, un po' questo nostro mondo, dalla situazione sanitaria, la situazione economica, fino ad arrivare alla prima delle cose meno importanti, e cioè il calcio. Ieri si sono giocate solo due partite, abbiamo visto comunque una valanga di gol. Ieri sera abbiamo visto il classico, meno male che c'era. Ci siamo riconciliati un po' con il calcio, spero abbiate avuto la possibilità di guardarlo. Una partita che ha confermato la bravura di Zidane e che ha messo a tacere tutti quelli che sostengono che l'allenatore del Real sia semplicemente un bravo gestore di campioni. In realtà è anche un bravo tattico. Ieri sera l'ha dimostrato mettendo in saccoccia il Barcellona, che continua a non convincermi sotto la guida di Setién, ma insomma, direi che possiamo anche passare oltre. Guardatevi la partita se avete occasione. Sono successe delle cose in giro per l'Europa dal punto di vista calcistico che qualcosa ci potrebbero insegnare. Io non sono assolutamente sterofilo, anzi, però devo dire la verità, quando trovo certe situazioni mi dispiaccio per come è stato ridotto questo magnifico paese sotto tutti i punti di vista. Il calcio alla fine è un po' lo specchio di quello che accade in tante altre cose della vita, e quindi queste considerazioni possono essere fatte anche più ampio raggio, però io mi limito a parlare di calcio, come sapete, in questo canale. Non vado a toccare argomenti che possono innanzitutto sfiorare la sensibilità di ognuno di voi, e poi ognuno ha la sua opinione, cioè non è che dobbiamo metterci qui a raccontarci la vita, ognuno sa e la interpreta come gli pare. Parliamo però del pallone e del casino relativo alle partite rinviate, perché adesso si parla di traslare di una giornata, no? le partite, quindi noi in teoria domenica giocheremo con il Genoa, poi però Juventus-Inter si gioca lunedì sera, allora l'Inter si è rifiutata di giocare lunedì sera, però poi è venuto fuori che alla fine di tutto non si voleva giocare a porte chiuse, quindi non era una questione di virus. Fra due giorni giochiamo a Torino con la Juventus, allora voi ditemi in tutto questo circo se il grande problema del calcio italiano era quello di non far vedere lo stadio vuoto Juventus-Inter, a parte il fatto che ieri sera, come vi ho già detto, la maggior parte degli spettatori neutrali avrebbe guardato il classico, penso, ma comunque non era certo quello il problema. Inoltre devo dire che anche le parole di Pioli, che sono passate un po' sotto traccia, non mi sono per niente piaciute. E intanto ci ha svelato di aver passato una settimana a preparare mentalmente i giocatori a giocare senza pubblico, e già questa cosa mi ha lasciato un po' così, non so cosa volesse dirci. E poi il fatto che lui era favorevole a rimandare la gara con il Genoa. Dunque qua la questione, secondo me, è una questione di lana caprina, cioè non c'è molto da discutere. C'è un'emergenza virus per la quale si devono il più possibile evitare gli agglomerati di persone, molto bene, allora partite a porte chiuse oppure si sospende il campionato. Non ci può essere questa cosa, tra l'altro poi anche Gattuso l'ha detto, insomma abbiamo già parlato, no, di questa cosa qui. Non ci può essere questa via di mezzo. Questa via di mezzo è una pagliacciata, è una porcheria che rende completamente irregolare tutto il torneo, per cui non ci sono strade alternative. O si sospende tutto o si giocano tutte a porte chiuse. Basta, questa è l'unica soluzione. Una Lega di Serie A seria, una federazione calcistica seria, avrebbe preso una di queste due strade. Ma d'altronde sappiamo, come vi ho sempre detto, qual è la squadra dello Stato, no? La Juventus che fa e comanda e decide, e quindi ci siamo dovuti tutti sottomettere alle volontà della famiglia Agnelli. Tra l'altro, secondo me, tutta questa cosa che è successa pone l'accento anche su una riflessione un po' più ampia che magari un giorno faremo in modo più dettagliato, e cioè quella relativa al numero di partite. Perché ricordate che cosa è accaduto al Liverpool, che avendo vinto la Champions League e dovendo giocare il Mondiale per club ha accavallato tutta una serie di partite. Tra l'altro loro hanno due coppe nazionali, più il campionato, più le coppe europee, più anche il Mondiale per club, quindi ha dovuto mandare i ragazzini a giocare con l'Aston Villa e di conseguenza, lamentandosi di questo intasamento dei calendari e del numero di partite spropositato, cosa vera, cosa che andrebbe assolutamente rivista anche nell'ottica di emergenze che possono accadere come quella che è successa per questo virus, e quindi se ci fossero state meno partite forse ci sarebbero stati meno problemi, così avanzo questa ipotesi. Poi però è chiaro che
il problema qui non è tanto il rinvio, il problema è come è stata gestita tutta la situazione, cioè con i piedi, per avvantaggiare una a scapito di tutte le altre. Tra l'altro devo dire che il Milan non si è espresso in questo senso. Io non ho letto né sentito nulla dei nostri dirigenti in merito al rinvio con la partita col Genoa, tutti contenti, nessun problema, nessuno che protesta, nessuno che alza la voce, hanno parlato quasi tutti, persino il direttore sportivo del Sassuolo, squadra satellite della Juventus, si è espresso sulla potenziale irregolarità del torneo, quindi se anche i loro affiliati riescono a esprimere un concetto così semplice, da noi invece tutti zitti. Tra l'altro della situazione del Milan parleremo questa sera nel video del tardo pomeriggio. Quindi è chiaro che di fronte a questa situazione io mi aspettavo quantomeno una presa di posizione della nostra dirigenza. Va bene che sono impegnati adesso a fare le valigie, a risistemare tutto quanto, però almeno una parola, una, cioè hanno parlato tutti, parlato di Verani, Gattuso, Marotta, quelli della Lazio, tutti, tutti. Solo noi zitti, proprio come diceva Troisi, con la nostra faccia sotto i tuoi piedi. Quindi tutti asserviti, cioè tutti, non tu, noi asserviti a loro? Non lo so, domanda che mi faccio. Oh, intanto in Germania, non so se avete visto che cosa è accaduto, sul campo dell'Hoffenheim, il Bayern Monaco stava vincendo 6-0, partita senza storia dopo 10 minuti, ma in ogni caso, a un certo punto i tifosi del Bayern espongono degli striscioni contro il presidente dell'Hoffenheim, un miliardario che si è comprato la società. Siccome in Germania il 51% delle quote delle società sono di azionariato popolare, più o meno una roba del genere, hanno protestato perché per loro non va bene, cioè la tradizione deve essere rispettata, le consuetudini devono essere rispettate. Si è scatenato finimondo, l'allenatore del Bayern è andato sotto la curva dei propri tifosi a dirgli di finirla, no? E poi i giocatori hanno deciso di fare torello per gli ultimi 10 minuti, in segno di protesta nei confronti dei tifosi. Allora, vedete anche qui una lega di calcio, no? Seria, che non ha tutti i legami e tutte le connessioni di cui parlavo prima, pensate solo al Genoa, al Sassuolo, all'Udinese, alla stessa Atalanta, tutte queste squadre qui che sono favorite dal sistema satellite della Juventus, perché è così, perché è inutile che ci giriamo intorno al problema, il problema è anche questo qua. No? Tutte queste squadre qui, ne dimentico sicuramente qualcuna, me le direte voi, avrebbero dovuto fare questa cosa, cioè visto che il campionato è stato corrotto dai corruttori, allora la prossima volta che scendiamo in campo facciamo 90 minuti di torello, poi voglio vedere se le televisioni non protestano, voglio vedere che cosa succede a livello mediatico, no? Voglio proprio capire, perché ci vogliono dei gesti eclatanti per far intendere a chi deve intendere che così non si può andare avanti, perché la regolarità del torneo è stata completamente falsata e l'immagine che abbiamo dato al di fuori è stata non quella di una lega che riesce a gestire una situazione di emergenza, no? Ma di una lega così in balia delle volontà dei più forti, che se ne frega degli altri, che per spostare una partita ne annulla quattro, che poi fa giocare una a porte chiuse, una a porte aperte, una non lo so, mandiamo tutto a maggio, l'Inter a maggio fa 50 partite, a proposito, speriamo, mi auguro veramente che l'Inter arrivi in finale di Europa League, ecco, così voglio proprio vedere poi cosa fanno, no? E questa è la Lega Calcio Italiana, questa è la Lega Calcio Italiana. Polemiche, a noi ci hanno detto, noi non ci hanno detto, scarica barile, una roba imbarazzante, imbarazzante, ripeto, in tutto questo noi zitti, neanche una parola. Stasera ragazzi parliamo della situazione del Milan, facciamo un po' una considerazione, no? Anche perché aleggiano intorno a noi sempre gli stessi nomi, stasera li facciamo, e nel frattempo voi mettete un like al video se vi è piaciuto e mi scrivete sotto la vostra opinione su questa faccenda, perché io veramente, guardate, oggi un po' meglio, ma mi è rimasta ancora qua di non aver potuto vedere la partita ieri, ma non ovviamente per il discorso della sanità, per il discorso di questi pastrocci che sono stati fatti per favorire chi in Italia detiene tutto il potere, perché questo è. Ci sentiamo stasera.